Ciao ragazzi, siamo di All Music Italia. Allora, da dove venite? Allora, io vengo da Catania. Catania? Milano, Milano. Milano e Milano. Ciao ragazzi, ciao. Da dove venite? Milano. Milano. Da Milano? Cremona. Cremona. Pavia. Pavia? Dai, vivo a Milano ma sono siciliano. Siete qua per il concerto di Romina Falcone e Manuel Castro? Sì, assolutamente. E il primo concerto? No, il secondo. No. Per me è il primo. Il secondo. Secondo? Prima volta che venite al concerto di Manuel? Sì. Ok, l'avete scoperto da poco? No. No, no. Lo seguiamo dall'inizio. Dall'inizio? Canzoni preferite? Free and Chic, Sognando Cracovia, Tropicana. Questa qua me l'ha fatto scoprire. Sei impazzito anche tu. Sì, impazzito anche tu. È la seconda volta che lo vediamo. Seconda volta? Le canzoni preferite di Manuel? Che bella la cappella. Anal Beat. Tropicanal. Poi piace Radi. 25 Escort. Forse Freak and Chic. Sì, ho anche Sexual Navigator. Bondage. Cacche. Dai, qualche canzone che preferisci. Cos'è che vi piace della musica di Manuel? Non è ipocrita, ed è senza limiti. Oh my Sexual Navigator, tu guida, io ti vengo dietro. Sexual Navigator. Calcolo itinerario. La piccola fiammiferaia Romina Falconi si appresta. Si entrerà da qua, non so neanche da dove si entra. No, cara, di solito si entra dall'ingresso principale. All'ingresso principale? Sì, qua se vuoi entrare per fare pulizie. Io voglio rientrare nel ventre di mia madre. Io lo dico perché oggi sono molto agitata. Voglio mamma. Ok, andiamo all'ingresso. Però l'Alcatraz è un momento molto importante. E me lo sogno dal 2007 io l'Alcatraz. Quindi ci sta, insomma, un po' d'adrenalina. Adesso speriamo di non fare la cacchina sul palco mentre canto, perché a un certo punto poi non lo so se capita pure a chi canta, a chi ha delle prove, non lo so, degli esami. Succede che tu pensi adesso succederà la qualunque, no? Perché hai paura fondamentalmente. E sto vivendo questa eccitazione fortissima e allo stesso tempo paura, terrore. Però passerà, insomma, mancano solo 8 ore al concerto, in fondo. Mamma mia. Abbiamo un brano, non questo magari, quello di prima. Kirche. Il rossetto rosso, i capelli tra le mani, carissima, ma ciao, sono quella che cercavi. Ho 20 anni circa, forse ne ho qualcuno in più, ma sai, la matematica non mi è mai andata giù. Se fai un discorso serio, Dio, mi gira la testa. Io leggo tante volte pure più di una rivista. Da come ti guardo sembra tutto facile, non sai che sono circe, le mie sono trappole. Mi scopro, ma senti che caldo stasera, ho il corpo da svampita, il cuore da vedova nera. Con 10 minuti mi dai già per scontata ed io ho deciso, tu sei un uomo rovinato. O più passa la bacia, fai due. No, capito questo. Posta, sono in un'area di sosta, sono uscito dal casello, la tua mano è sul pomello. Dai, prendiamoci un terzo, sarà il nostro servo sterzo. Non l'ho visto, ma chi era? Mi ha sbattuto la portiera. Vai, mentre tu ti prepari all'acustica, facciamo la voce del cantante principale. Grazie. La Santa Chiesa è la mia casa e la fede è la mia strada. Son certo che mi condurrà lontano. Sacerdote, credo in te, ma ora dimmi che cos'è quello che tu mi stai mettendo in mano. Sull'altare io mi inchinerò, il suo corpo così riceverò. Facciamo un rovino, se è in giro. Eccomi. È qua. Sì. Stai bene? Insomma. Non c'è male.
Che tu non sappia già di me, che tu non sappia, che tu non sappia già di me, che non sono io. Se ti ho attraversato non lo scelgo io, se scegliessi io ti risceglierei per non abbandonarti Ciao Romina. Ciao. Fra meno di 10 minuti sarai sul palco dell'Alcatraz di Milano. Come ti senti? Non sento più niente. Sono freddolosa di solito e non sento freddo. Non sento più niente. Cosa rappresenta per te il palco dell'Alcatraz? Per l'Alcatraz è un palco importantissimo per me, nel senso che appena sono venuta qui a Milano dal 2007, quando veniva a vedere dei concerti, era una location molto grande, l'ho sempre desiderato, insomma, cantare in un posto così, per cui è una bella meta. E poi, calcolando che sono uscite le mie canzoni autoprodotte neanche 9 mesi fa, ed essere qui senza neanche che sia mai uscito un disco fisico, è una cosa incredibile, mi sento molto grata, sono molto fiera, sono contenta che ci sia a fianco a me un professionista come Immanuel. Tutto sembra meno vivo quando posso distintivo. Se sei morto già, cosa mai sarà? Tu mi puoi distruggere, ma risalvo in aire, in aire. Perché grazie a lui ho imparato ad avere il coraggio che volevo avere, quella cosa che ti manca quando stai lavorando tanto su un progetto e non sei mai uscito, non hai mai fatto sentire le tue cose delle persone. La vicinanza con lui mi ha dato modo di essere più lungimirante e continuare a crederci sempre di più. Sul mio schermo c'è un messaggio d'errore, adesso lo sento, è dentro, è il tuo cammino, il mio avvio non cambia la situazione, lo vedo. Ti prego, forza dai, ne frammentami il disco e non fermarti mai, ma vedrai, a furia di scaricare mi traserai, a finirci con la mia vita. Il mio sistema è crash, mangiami la lamp, riempimi di spazio. Questa non è la prima data. No. Qual è il momento più esplosivo tra le tue esibizioni, secondo te, sul palco? Ce ne sono diversi. Cioè io quando abbiamo fatto le prove ero convinta fosse un momento. E cioè il mio prossimo amore. Il mio prossimo amore è molto bello perché io sono rimasta sorpresissima, tantissime persone lo sanno a memoria. E quello per un cantante è la più grande soddisfazione che esista, penso, in un live. Proteggere, e quindi il prossimo le paga per tutti, le paga per tutti, le paga per tutti, per tutti. Nessuno mi sa dire cos'è che fa più male, cambiare o non cambiare mai. Nel dubbio il prossimo le paga per tutti, le paga per tutti, le paga per tutti, per tutti. Quindi è bellissimo. In realtà poi piace molto proprio il nostro connubio. Piace tantissimo l'inedito. Io avevo paura di presentarlo, Emanuele piaceva molto. Ha detto no, mettiamola. C'è un inedito che si chiama La Lista Nera, ancora non è uscito e quindi avevo paura che magari la gente non avendolo mai sentito. Questo è un inedito, volevo farvelo sentire. Sì! Che è abbastanza teatrale e poi La Lista Nera appunto parla di tutte quelle persone che potrebbero deluderti, no? In realtà è una lista unisex, non va solo al maschile. Io la faccio Lista Nera maschile perché
in base alle mie esperienze, a quelle delle mie amiche, però il tipo geloso esiste anche al femminile, come tantissimi altri personaggi. Vattene via, è meglio così, vuoi restare amico, ma amico di chi? Finisce qui, è meglio così, non è colpa tua se sei nella mia lista nera. Lista nera. Piace anche molto Fever, che invece ha un pezzo un evergreen. Quanti anni avrà Fever? Vecchissima. Impazziscono già dall'inizio perché presentiamoci Temo a non più di Serge Gainsbourg, che e entriamo ansimando praticamente, tutti vestiti d'oro come vedi, quindi in una maniera molto sobria. Però piace, è una formula che piace, per cui quando poi studi tanto una cosa e tu vai lì e la fai, vedere che è percepita bene è una cosa bellissima. Quindi farei la lista nera che sarà contenuta nel tuo terzo EP, sì, che si chiama Un filo d'odio. Sei preparatissimo, ovviamente. Forse più di me. Sì, sì, ce sì, ne sì. Accenni un pezzettino? Lui mi ha detto addio, mi amava troppo, com'è che non scoppio? E comincia, c'è una serie di persone da evitare, amanti, buchi neri, gente intestinale, croce rossina mia, stavolta ascoltami, tu non lo salverai da scapparremiti. Poi parte la sfilza di persone e poi c'è il ritornello che fa vattene via, è meglio così, vuoi restare amico, ma amico di chi? No, 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 gli stanerà. E devo dire che tuttora quando la canto mi diverto molto. E con questa anteprima ti facciamo in bocca al lupo, perché ormai mancano pochissimi minuti. Crepi, viva il lupo, sempre. A dopo. Merda, merda, merda. Questo Don't Dance, l'amore ai confini dell'est.